Originale di Enrico Vanenti, ispirato naturalmente alle celebri favole di Cenerentola nelle diverse versioni. Non è una Cenerentola disegnana, è una Cenerentola piena di verve, personaggi comici e anche grotteschi, e che rende vivo e piacevole l'assistere. Il mio ruolo in questa commedia è la matrigna, è il personaggio antagonista di Cenerentola. È molto cattiva, molto forte, beh, in questo caso poi essendo interpretata da me è ancora peggio di tante altre cose. E diciamo che questa è una commedia molto grottesca, una commedia che si è un po' rivalutata la figura di Cenerentola e degli altri personaggi, ma in questa chiave abbiamo dato qualcosa di veramente significativo. Quindi secondo me la cosa più importante è venire a vederci, perché in questo modo scoprirete il nostro meraviglioso mondo di Cenerentola e spero che vi divertirete. C'è anche la scenografia che abbiamo realizzato tutti noi, è stato un lavoro di gruppo del Pioppo. Dunque io ho progettato il disegno iniziale, l'ho diviso in quadretti, ho riportato i quadretti su questa telona di 4 metri per 6 e insieme a tanti aiuti, grazie soprattutto a Stefano, io a non ho Enzo, fatto niente, a Luciana, a Enzo, a Francesco. Io gli ho portato il pranzo quando lui dipingeva, perciò da agosto a maggio abbiamo passato tutti i venerdì e i sabati a dipingere pazientemente. Abbiamo fatto, vedete, una scenografia un po' barocca con le colonne tortili, i cassettoni dorati, e quando ci sarà tempo faremo anche un meraviglioso paesaggio collinare. Ci si sente bene in un mondo di fiaba dove tutto è possibile, dove i sogni diventano realtà. È proprio la classica fiaba di Cenerentola, interpreta Cenerentola, deve essere sia triste, abbattuta, ma poi prende una nuova vita con le persone che gli stanno vicino, perché alla fine la famiglia che ti sta vicino è quella che ti sostiene realmente, e alla fine è il gran finale che tutti conoscono. Ciao, venite a vederla.